E allora ragazzi, eccoci, finalmente è arrivato il momento per la recensione di cui voglio partire immediatamente col far due premesse importantissime, e cioè la prima è che mi approprio indebitamente del termine recensione solo per una questione di facilità, insomma chi vuol sapere cosa ne penso del gioco o vuole fare una ricerca mirata a livello di opinioni può utilizzare semplicemente la parola chiave recensione e quindi arrivare direttamente a questo video. In cui no, non c'è una recensione perché non sono un recensore, ma semplicemente ci sono le mie opinioni, che sono comunque quanto di più vicino a livello almeno di idea ad un qualcosa di legato ad una recensione. Seconda premessa, questo sarà un video abbastanza a braccio, nel senso semplicemente ho dato delle valutazioni a vari aspetti del gioco, quindi l'ho suddivisa praticamente questa sorta di recensione in vari punti che poi andrà a fare un totale. Quindi sì. Sarà una recensione, fra virgolette, con voto. Una delle più richieste, anche perché c'è stata una domanda nello specifico che mi sono visto ripetere, e la domanda è stata la seguente: Blasima, questo Sparking Zero alla fine è il gioco migliore di Dragon Ball di sempre? Anche se poi c'è stata un'ulteriore domanda: Blasima, questo gioco ti sta piacendo? Ti piace? Grazie a questo video riusciremo a rispondere ad entrambe le domande. Ovviamente mi verrà molto più semplice rispondere alla seconda, quindi se il gioco mi è piaciuto o mi sta piacendo. Mentre per quanto riguarda la prima, se Sparking Zero effettivamente lo si può reputare il gioco migliore di Dragon Ball di sempre, bene, comunque vi darò la mia risposta che, ripeto, è personale e soggettiva, ma comunque cercherò quanto più possibile di scendere a compromessi e di fare affidamento all'oggettività del caso, essendo analitico, perché no, non è che perché Blaziken ama Dragon Ball, porta Dragon Ball sul canale YouTube, eccetera, 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 ogni singolo prodotto che porti nel nome Dragon Ball in realtà sia da reputarsi un capolavoro, assolutamente no. Detto questo, proverei a partire dalla seconda domanda, cioè se il gioco mi sta piacendo o mi è piaciuto in generale, rispondendo con un secco e semplicissimo, senza girarci attorno, ragazzi, perché secondo me non c'è bisogno. Sì, certo, il gioco mi è piaciuto e mi sta piacendo tuttora. Certo, ha evidenti problematiche che vanno fissate quanto prima con un aggiornamento, visto che vi parlo comunque quasi verso fine ottobre ed ancora non è arrivata la prima patch, insomma la patch del Day One che tanto aspettavamo, perché c'è bisogno di fissare determinati aspetti, soprattutto legati al post-game. Mentre andandoci a ricollegare alla prima domanda, cioè se Dragon Ball Sparking Zero può essere reputato il miglior gioco di Dragon Ball di sempre, bene, a questo punto facciamo affidamento ai vari argomenti, ai vari punti. Ad esempio, partiamo da quello più semplice, da quello su cui c'è veramente poco, pochissimo da dire, il sonoro, a cui mi sono sentito di assegnare un 7,5 come valutazione. Semplicemente, ragazzi, si tratta di un buon sonoro per questo gioco. Nulla di esaltante e nulla di memorabile, secondo me, come le soundtrack che ritrovavamo all'interno della serie Budokai Tenkaichi, come all'interno della serie addirittura dei Budokai soltanto. Però l'ho ritrovato un buon sonoro con delle soundtrack, ripeto, nessuna di realmente memorabile, ma con delle soundtrack comunque abbastanza ispirate ed alcune anche belle da ascoltare e riascoltare, soprattutto nel momento in cui ci sono delle fasi di attesa. Per quanto riguarda invece quelle di combattimento, diciamo che ne ricordo veramente pochissime, se non addirittura nessuna a livello di soundtrack. Anzi, quella che ricordo di più, purtroppo, è quella di Limit Break Survivor, che non è una soundtrack originale di Sparking Zero, ma è semplicemente la seconda opening di Dragon Ball Super. Quindi, nonostante tutto, al sonoro mi sono sentito di assegnare un 7,5. Mentre per quanto riguarda il prossimo punto che vorrei trattare, ad esempio, è quello del roster, a cui ho assegnato, ve lo dico, un roboante 9 su 10. Questo perché credo sia fuori dubbio, ci ritroviamo di fronte ad uno dei roster veramente più grandi di sempre per un gioco di Dragon Ball. Ovviamente, ragazzi, attenzione, ci mancherebbe roster sempre dal punto di vista del gioco base, non dei DLC, perché se poi andiamo ad inserire il discorso DLC, ovviamente Xenoverse, ragazzi, passa da un roster striminzito, fra moltissime virgolette, ha comunque un qualcosa di veramente importante. Quindi parliamo solo e soltanto di gioco base e all'epoca con Budokai Tenkaichi 3 il problema dei DLC, quindi dei contenuti aggiuntivi, nemmeno si poneva. Quindi andando a fare un paragone, un parallelo fra roster gioco base della serie Budokai Tenkaichi e questo di Sparking Zero, con questo di Sparking Zero secondo me abbiamo veramente un livello elevato, molto molto elevato,
sia nella composizione, sia per quanto riguarda la realizzazione proprio dei modelli, dei personaggi stessi e anche per quanto riguarda, perché no, la varietà che però principalmente viene data dalla presenza dei personaggi di Dragon Ball Super. Cos'è che mi porta a mettergli un voto in meno rispetto al 10, insomma, al massimo ottenibile? È ovviamente l'assenza, rispetto ad un gioco storico o una serie storica come Budokai Tenkaichi, di personaggi come quelli della prima serie. Per il resto queste sono le uniche motivazioni reali che veramente mi portano ad assegnare 9 su 10, che ragazzi sembra quasi che gli abbia dato un voto basso da come ne sto parlando, ma in realtà è un voto altissimo. L'unico piccolo rammarico, ma che probabilmente comunque verrà rappezzato fra moltissime virgolette tramite l'uscita dei DLC, è proprio quello di non aver ricevuto all'interno del gioco base principalmente i personaggi della prima serie e poi qualche personaggio su cui veramente è strana l'assenza, cioè l'assenza di Paikuan e Super GS7 mi fa veramente strano, perché ragazzi sono due personaggi letteralmente, uno da un film, uno da Dragon Ball GT, li inserivi e praticamente si perdeva qualunque polemica e qualunque discorso di persone che comunque ce l'hanno tuttora col gioco per non aver inserito questi due personaggi. Dopo aver assegnato il 9 al roster, andiamo a questo punto ad assegnare un altro 9 e lo vado ad assegnare alla grafica, su cui ragazzi credo che ci sia veramente ben poco da dire. Finalmente abbiamo un gioco di Dragon Ball in tutto e per tutto di nuova generazione, senza che si vadano a cercare per forza di cose dei compromessi. Abbiamo, grazie alle possibilità che ci dà questa nuova generazione di console, un frame rate veramente molto stabile, che può essere ancora migliorato addirittura. Noi abbiamo un ottimo frame rate, effetti particellari incredibili, animazioni spettacolari, modelli dei personaggi per la maggior parte realizzati veramente tanto tanto bene, con varie effettistiche sugli attacchi, colpi dell'aura veramente eccezionali, quindi assolutamente grafica approvatissima da qualsiasi punto di vista, anche perché no, da non sottovalutare per quanto riguarda gli scenari, che secondo me rispondono molto bene e soprattutto sono anche realizzati a livello tecnico, confacendosi molto bene con lo stile scelto dei personaggi. Passiamo poi al prossimo punto, che è quello dedicato alla storia. Gli amanti di Dragon Ball credo che l'abbiano abbastanza apprezzato, sia questo gioco in generale e sia anche la modalità storia, soprattutto ravvivata dal concetto ripreso in piccola parte da Xenoverse, ma in questo caso riscritto ed applicato nella storia di Sparking Zero, e parlo ovviamente, mi riferisco ai What If, che sono davvero la parte più importante della storia, ciò che è davvero di nuovo e di più divertente ha da offrire la modalità storia, che si va a suddividere ovviamente, lo saprete benissimo, in 8 personaggi, e ciò risulterà indubbiamente in qualche personaggio che vedrà la propria storia ben lavorata, ben gestita, ben variegata, con addirittura qualche what if che probabilmente nel tempo ricorderemo come un avvenimento storico in un certo senso, con però di contro qualche altro personaggio su cui veramente c'è stata una concentrazione scarsa, dove proprio in quel caso, magari o in quei casi specifici, andava un pochino di più fatto un lavoro di what if che potesse rendere la storia, ecco, quanto più divertente e coinvolgente possibile, ed invece è stato fatto il contrario. Sulla narrazione della storia principale ci mancherebbe, ci sono preferenze, c'è a chi è piaciuta, c'è a chi è piaciuta meno, visto che comunque c'è una narrazione fatta di blocchi, quindi di immagini, di fermo immagine che narrano la storia sempre vista dalla prospettiva del personaggio giocante, e ovviamente con qualche scenetta che viene avviata di tanto in tanto. Per il resto si può parlare secondo me di una modalità storia abbastanza divertente, ma con una sorta di data di scadenza, e cioè le prime 10 ore secondo me il fan di Dragon Ball si divertirà tantissimo a giocare la storia, soprattutto a scoprire i vari what if. Arrivati ad un certo punto, secondo me ci sarà quasi un punto di rottura dove non si vedrà l'ora di portare a termine tutte le storie o addirittura proprio di appenderle. Da sottolineare anche l'assenza per alcuni personaggi di delle fasi importantissime della propria storia, insomma della loro storia all'interno del franchise di Dragon Ball, che però sono state probabilmente rimosse, tagliate da quel personaggio specifico, perché probabilmente sarebbero risultate come ridondanti, visto che in altre storie di altri personaggi effettivamente ci sono delle fasi simili, dei racconti simili, principalmente nella storia di Goku. Insomma, andate a recuperarvi praticamente quasi tutto ciò che vi è andato a perdere con altri personaggi. Ultimo punto, ultima argomentazione che tratteremo all'interno di questa recensione è quello legato alla varietà, e cioè al post-game. Una volta che ho finito la storia principale,
cos'è che mi rimane da fare? Bene, alla varietà io ho assegnato un 7, quindi diciamo che non c'è stato alcun voto che fosse al di sotto del 7 per questo Sparking Zero. E fra PvP, che indubbiamente ragazzi è un po' tagliato le gambe a questo voto, perché attualmente è forse una delle modalità più problematiche del gioco, a causa di dei bug che continuamente vanno a colpire i comandi, ma che sicuramente verranno risolte tramite uno dei nuovi aggiornamenti, e qualche fix che soprattutto va portato al bilanciamento di gioco, perché nonostante si tratti di un gioco non competitivo e sia stato anche ben specificato dagli sviluppatori, comunque si è già creato, dopo ragazzi nemmeno il primo weekend di lancio, un discorso molto tossico che quasi annulla il divertimento nel giocare per far posto al divertimento nel rendere la vita dell'avversario sempre più difficile. Motivo per cui vado ad assegnare alla varietà un 7 per un totale di 8 su 10 per Dragon Ball Sparking Zero. E a questo punto rispondiamo anche alla domanda fatidica. Ma Blaziken, per te Dragon Ball Sparking Zero è il miglior gioco di Dragon Ball di sempre? Bene ragazzi, non ci girerà attorno. Probabilmente l'avrete già capito, perché dare un 8 su 10 non credo che possa effettivamente darci il miglior gioco di Dragon Ball di sempre. Però nel dirvi che, secondo me, mio personalissimo parere, questo qui non è reputabile, non è da reputarsi come il miglior gioco di Dragon Ball di sempre in assoluto, anche se va suddiviso poi il discorso per generazioni. Per la nuova generazione probabilmente questo sì, potrebbe assolutamente essere il miglior gioco di Dragon Ball di sempre. Per chi viene dalla vecchia generazione probabilmente potrebbe esserci ancora lì quel Tenkaichi 3 a dominare, a regnare, insieme ovviamente poi alle varie sottocategorie, quindi per quanto riguarda il competitivo assolutamente Fighters non ha rivale, il miglior gioco di Dragon Ball di sempre per il competitivo. Ma in linea generale a 360 gradi, da uno che proviene anche dalla vecchia generazione, vi dico, Dragon Ball Sparking Zero per me non è da reputarsi il miglior gioco di Dragon Ball di sempre, ma attenzione perché sto per dire una cosa importantissima, potrebbe dare il via al miglior gioco di Dragon Ball di sempre. E no, non mi riferisco ai DLC, ma mi riferisco ad una mossa simile a quella che fecero anni fa con la serie di Budokai Tenkaichi, perché vi voglio ricordare che se per l'opinione comune Budokai Tenkaichi 3 è il gioco migliore di Dragon Ball di sempre, vuol dire che ci sono voluti 3 giochi per arrivare a quello che ad oggi viene definito il miglior gioco di Dragon Ball di sempre. Quindi, morale della favola, cosa voglio dirvi? Che se questo non è da reputarsi il migliore per me, potrebbe dare lo start. In che modo? Rendendo Sparking Zero una serie. In questo momento abbiamo una base veramente ottima per quanto mi riguarda, che se in futuro dovesse essere rinnovata grazie ad un Sparking Zero 2 o addirittura chissà fra quanti anni Sparking Zero 3, probabilmente uno di quei due potrebbe essere proprio il miglior gioco di Dragon Ball di sempre. Partito da Sparking Zero.